buonasera a tutti, sono veramente emozionatissima, faccio questo lavoro da 20 anni, presento libri da 20 anni e li recensisco, ma non mi era mai capitato di sedere a fianco del sindaco e recensire, parlare al pubblico del suo libro, di un suo libro. Sono molto emozionata, di solito non scrivo mai, stasera ho scritto per non dimenticare. Il mio ruolo è quello sì di vicepresidente, è quello di organizzatrice delle presentazioni in questa libreria, ma non sono qui per questo, sono qui per una decisione che abbiamo preso il direttore ed io, di affiancare il sindaco in questo racconto e di non lasciare invece la parola ad un altro giornalista piuttosto che a un ex magistrato che potesse un po' condizionare questo racconto che io ho trovato leggendo il libro davvero meraviglioso. Il mio ruolo è quello di commentare il libro, questo faccio per mestiere e quindi non, nella maniera più assoluta non parlerò delle vicende, porrò magari delle domande nel caso, ma diciamo che recensirò un po' il libro a voce. La prima cosa che mi viene da dirvi è nel momento in cui l'ho chiuso ho pianto, ho letto come ultima cosa la lettera di dimissione, quando ha lasciato la toga, quando si è svestita, avevo davvero gli occhi lucidi e un groppo in gola. Leggere questo libro è stato come vivere un racconto epico e non esagero nel dirlo. Maria Teresa piange perché le ho scritto un messaggio in cui la ringraziavo, lei mi ha fatto dono di questo libro l'altro ieri e io non posso che ringraziarla, ho sempre seguito le vicende di Luigi De Magistris, sono sempre stata anche durante la campagna elettorale, nonostante fossi una giornalista, ma ho sempre appoggiato il sindaco, ma non conoscevo tutto il sentimento che c'era dietro e che traspare in ogni pagina del libro. È un libro intriso di valori, è pienissimo, fa apparire Luigi De Magistris come una figura altra da quella che noi conosciamo. Inizia con un excursus storico, lui bambino, il liceo classico, questo Vomero che è il suo quartiere, la figura del papà, l'importanza della famiglia, l'importanza anche di appartenere ad una fazione politica e poi la voglia di diventare magistrato perché magistrati sono stati suo padre e suo nonno dal lontano 1800 e il suo bisnonno dal 1860, scrive lei. E questo desiderio di ripercorrere la stessa strada perché la si sente come passione, si nasce. Io ad esempio sono nata con la passione per la danza e per la scrittura, le ho fatte entrambe, ma si è ballerini, si è scrittori, non lo si diventa, lo si è dentro. E Luigi De Magistris era dentro di sé un magistrato. E appunto una scrittura, dicevo, piacevolissima perché molto dolce. Non è arzigogolata, nonostante sia potrebbe sembrare difficile stargli dietro, ci sono 3 indagini importanti, le toghe lucane, Why Not e Poseidone, tante date, tanti personaggi, tanti luoghi, potrebbe sembrare difficile e invece lui che sembra uno scrittore davvero come se fosse nato anche scrittore oltre che magistrato, riesce a porre sulle pagine tutto quello che sente e la cosa che mi ha è quello che ha vissuto, fondamentalmente quello che ha vissuto, quindi l'amore per le toghe, per la toga, l'amore per la giustizia, l'amore per la magistratura e non il risentimento, questo non si sente mai nelle sue pagine, non posso assolutamente dire che ci sia risentimento, ma la sofferenza feroce, la scarnificazione si sente di quando ha dovuto togliere la toga come se gli avessero tolto la pelle di dosso. Questo è quello che io ho provato nel leggere il libro, quello che vi farò ascoltare dopo leggendo una parte della lettera di dimissioni e adesso lascio la parola a lui. Mm-hmm.
Innanzitutto, buonasera, ringrazio la nostra, posto di libreria, visto che sono anche associato, in questo caso non a delinquere, ma associato a questa esperienza che trovo straordinaria, quindi anche io parto da qui e poi non parlerò esclusivamente del libro. In un momento storico in cui librerie a noi molto care, a noi napoletani e a noi vomeresi, penso Loffredo e Guida, soffrivano e chiudevano, alcuni cittadini di Napoli, in particolare del Vomero, hanno deciso di affrontare una sfida, anche in parte un po' una follia, perché sono cose nuove. E io l'ho sostenuta, la sosterrò, e in realtà anche ho voluto, diciamo, consegnare alla libreria Io ci sto alcune copie del mio libro, e quindi chi acquisterà queste copie, il ricavato andrà integralmente ed esclusivamente alla libreria Io ci sto. Una piccola parentesi: questo libro l'ho scritto nel 2010, e siccome per me il trauma è stato talmente forte, io questa vicenda sostanzialmente la mantenevo solo dentro di me. L'ho raccontata fino a prima di cominciare la campagna elettorale a sindaco di Napoli, e avevo un po' deciso di rompere, cioè i miei primi 40 anni basta, perché poi le cose che ti fanno soffrire a un certo punto devi cercare di metterle da parte. E quindi anche di queste storie, il libro, ne tengo tante copie, insomma, poi questo fu stampato, andò anche bene, ha venduto circa 15.000 copie all'epoca nel 2010, e io non ne volevo più parlare. Poi è capitato che queste storie ti inseguono, perché come mi disse un avvocato molto noto in Calabria, molto legato alla massoneria, che difendeva molto i colletti bianchi, anche personaggi dell'Ndrangheta, un giorno mi disse, avvisandomi di quello che sarebbe accaduto, disse: questi ambienti, dottore, lo diceva in calabrese, con un accento calabrese che io non so ripetere, disse: questi ambienti che lei ha toccato non la molleranno più, la molleranno solamente quando lei deciderà di non occuparsi più di alcuna istituzione pubblica nel nostro paese. Io pensavo che lui esagerasse, invece effettivamente era una prefigurazione, che tra l'altro è ripercorsa anche in questo libro con un atto giudiziario ufficiale, un'intercettazione telefonica del 2006, in cui l'ex presidente della Regione Calabria, nonché magistrato, ex procuratore generale di Reggio Calabria, ex vice procuratore generale di Catanzaro, uomo tra i più potenti in Calabria, poi è stato anche presidente dell'Authority sulla Privacy a Roma, insomma, un personaggio molto molto influente, in un'intercettazione telefonica del 2006, mentre parlava con la sua segretaria, secondo me intuendo di essere intercettato, e quella più che letta va ascoltata, quella intercettazione, perché le parole, come dette, hanno un linguaggio che a mio avviso è prettamente di tipo mafioso. Lui diceva: la sua azione è stata talmente eclatante, riferendosi a me, ha dato talmente fastidio che quando scatterà la reazione sarà adeguata, non lo ammazzeremo, ma lo costringeremo per tutta la vita a difendersi, e i soldi che ricaveremo li daremo alla camorra napoletana. 2006, quindi 2006 facevo il magistrato, ovviamente. Infatti fu chiamata la profezia di Chiara Pallotti. E quindi questa storia, quando qualcuno dice sembra un romanzo, è peggio, perché quello che ho visto è molto peggio di quello che avevo visto da ragazzo, quando potevo vedere La Piovra o piuttosto altri film, Gomorra o altre cose che si vedono. E quello effettivamente sono film, la realtà è peggio. E io quando racconto queste cose non lo faccio per deprimere, perché io non ho nessuna esigenza di deprimere, tra l'altro ho mille difetti, ma non penso di essere un soggetto che crea bromuro o depressione o comunque faccio addormentare le coscienze, magari mi dicono tutt'altro. Le voglio raccontare perché sento la fatica di farlo, però il bisogno che quello che è accaduto a me non accada ad altri, perché altrimenti, come dice Gerardo Colombo, il nostro paese è il vizio della memoria, le cose si dimenticano. E qui c'è una piccola parte, ovviamente, la mia storia. Io non so,
qualcuno probabilmente l'avrà letta, e non è che c'è una verità che deve essere presa come incontrovertibile, perché io racconto dei fatti e in ordine ai fatti poi ci si può formare le opinioni che uno vuole. Certo, è, come dire, è molto triste quello che ho visto in 15 anni di magistratura. Partirei da qua, però poi vi prego di interrompermi, perché io poi se no rischio veramente di non fermarmi. Però inizio da qui. Io quando divento magistrato avevo idealizzato quel mestiere, perché venivo da 4 generazioni di magistrati e per me il magistrato era quell'immagine di mio padre, gli amici di mio padre. Mio padre ha fatto processi di camorra, di terrorismo, lavorava tantissimo. Mio padre riteneva che non bisognava andare nelle cene la sera perché non sapevi a chi dire. Cioè, sono nato in una famiglia dove insomma ci si comportava pensando che da un momento all'altro ti poteva accadere qualcosa di grave, eri particolarmente esposto. Pensavo che i magistrati fossero il bene e dall'altra parte c'erano le persone che si dovevano investigare e processare. Quindi arrivato in Calabria a 26 anni, con la toga di pubblico ministero addosso, ho scoperto rapidamente, dopo alcune settimane, come una specie di trauma, che la magistratura era anche altro. Legalità. Poi la mia storia, qui racconto, siccome io non nasco fortemente credente, nel senso, io fino a 18 anni ero quasi ateo, poi ho incominciato a incuriosirmi del se c'era qualche altra cosa, e poi sono diventato credente, ma è la vita che me l'ha fatto diventare, perché sono delle cose, una dietro l'altra, che altrimenti non me le spiego. A cominciare di come vado a finire in Calabria. Io all'epoca ero fidanzato, non era mia moglie, era un'altra fidanzata napoletana, e quindi io dovevo scegliere la sede e non volevo andare molto lontano da Napoli, perché avevo una fidanzata a Napoli, quindi se andavo troppo lontano avevo deciso di fare il pubblico ministero, ma cercavo una sede più vicina. E per esempio, siccome la Calabria aveva una nomea tremenda, io avevo detto tutti i posti tranne la Calabria. E avevo scelto, magistratura funziona, c'è una prescelta, seconda di come stai in graduatoria, fai una simulazione il giorno prima e il giorno dopo fai la scelta effettiva. Nella simulazione avevo scelto Brindisi, perché la Puglia era più, insomma, si riteneva più tranquilla, più vicina a Napoli, tradizionalmente la Napoli era la Calabria, tutti quanti mi hanno detto vai in qualsiasi posto ma non andare in Calabria. Io scelgo Brindisi. Quella sera io non mi sentivo tanto bene in albergo. Alle 9:20, mentre stavo in stanza, sento bussare alla porta. Vado ad aprire ed era una collega. Infatti posso parlare un attimo? Dico, prego. Ho detto, ho visto che hai scelto Brindisi. Siccome vedo che non sei pugliese, ma sei napoletano, siccome io sono di Brindisi, ti dispiace se domani non scegli Brindisi e scegli un'altra sede? Vi assicuro non mi ha offerto nulla. È stato talmente spontaneo, e siccome a me di Brindisi, devo dire la verità, non è che mi importava, a me interessava iniziare a lavorare, fare il pubblico mestiere, ho detto guarda, non ti preoccupare, se tu sei di Brindisi non ti preoccupare, domani scelgo un'altra sede. Io durante la notte ho detto mo che scelgo, perché ovviamente avevo preparato tutto per andare in Puglia. E quando il giorno dopo vado, praticamente mi rimaneva Catanzaro, Reggio Calabria. Allora io là, mentre mi chiamavano dei magistris, io camminavo Catanzaro, Reggio Calabria, e scelsi Catanzaro. Poi ci sono anche dei segnali che nella vita mi hanno, come dire, in qualche modo colpito. Io entro in magistratura non solo vedendo mio padre, ma anche Rosario Livatino, Falcone, Borsellino, cioè sono quelli i personaggi. E Paolo Borsellino era del concorso di mio padre. Io conosco Paolo Borsellino ad aprile del 1992 a un convegno all'Hotel Vesuvio a Napoli. Siccome non l'avevo mai conosciuto, stavo preparando gli iscritti in magistratura che avrei avuto a maggio del 92, chiesi a papà vogliamo andare, ho visto c'è Borsellino, me lo presenti, andammo a questo convegno, mi presentò Borsellino, un uomo straordinariamente affascinante. Poi a luglio ci fu la strage via D'Amelio, maggio gli iscritti in magistratura. Concorso molto difficile, complicato, tensione, il concorso in magistratura che io ho fatto a maggio del 92 nella sottocommissione dove stavo io all'Hotel Ergife era presieduto da Francesca Morvillo, che era la moglie di Giovanni Falcone. Io consegnai il concorso, gli iscritti, nelle mani
di Francesca Morvillo, venerdì 22 maggio 1992, la sera, perché il concorso fino al tramonto, vide arrivare la croma blindata bianca di Giovanni Falcone all'Hotel del Gife, che prese la moglie. Quindi io tengo questa immagine come se fosse ieri, di vedere quello che per me era il mio mito, dopo aver visto un mese prima Paolo Borsellino. Il giorno dopo, alle 17, con un'edizione straordinaria del TG1, io stavo sul divano, perché insomma ero distrutto da 5 giorni di concorso, l'immagine di quel tipo di strage. Quindi io sono entrato in magistratura, e con me tanti colleghi, adesso molti di questi lavorano a Napoli, con quel tipo di magistratura. E l'esperienza calabrese per me è stata straordinariamente rilevante. Io ho fatto 9 anni in Calabria e 6 anni a Napoli, 6 anni alla procura di Napoli e comunque 6 mesi al riesame, quando poi mi hanno trasferito, e ho fatto 9 anni in Calabria. E quindi è un'esperienza, come dire, non saprei da dove cominciare. Comincerei, dimmi tu, per esempio, da quando sono stato condannato dal CSM. Quando sono stato condannato dal CSM a gennaio del 2008, durante la requisitoria del procuratore generale Vito D'Ambrosio, che era stato per tanti anni in politica, poi rientrando in magistratura ed era presidente della regione Marche, DS, molto vicino ad alcuni politici che avevo indagato anche in Calabria, non so perché scelsero lui per fare la requisitoria. Io avevo tra i miei difensori, il mio difensore era, perché il magistrato si fa difendere in genere in sede disciplinare da un altro magistrato, il mio difensore era Sandro Criscuolo, che oggi è presidente della Corte Costituzionale. Quando Vito D'Ambrosio cominciò questo processo, il mio processo è stato lampo, durato 2-3 mesi, hanno subito chiuso. Questo fa la requisitoria e a un certo punto, io ero ancora un po' ingenuo all'epoca, anche se comunque avevo capito dove stavo andando a parlare, però a un certo punto, nel citare i miei errori, perché poi vi dico se volete quali sono gli errori che hanno portato alla mia condanna, nel citare gli errori poi dice: però De Magistris sul lavoro non possiamo dire nulla, un grande lavoratore, lavora. Allora io mi giro davanti a Criscuolo e gli dico: si sta mettendo bene, perché dice, e lui fa la mano così, dice: aspetta, perché lui mi dice: è un gran lavoratore, lavora tanto, lavora troppo, lavora talmente tanto, questo è ufficio atti ufficiale, che interpreta il suo lavoro come una missione, e non è questo il magistrato previsto dall'ordinamento italiano. Vengo condannato e poi succedono delle cose. Mi scrive un magistrato con cui poi sono diventato amico, un magistrato catanese, che anche lui aveva subito, un po' più grande di me, alcune cose nel passato. Mi scrive un messaggio che io non dimentico mai, che ogni tanto, anche nei momenti difficili in cui perdi qualcosa, ti devi sempre riprendere. Ha detto: hai perso, ma non ti sei perso. Che secondo me è una frase straordinaria. Cioè, di fronte a quello che ti accade, tu in realtà dovresti mollare. Perché a me non è che mi hanno, attenzione, non è che a me mi hanno tolto la toga, cioè a me non è che mi hanno detto: devi decadere da magistrato e sei destituito. A me mi hanno fatto una cosa per certi versi forse ancora più grave. Siccome loro sapevano perfettamente la passione che io avevo per il pubblico ministero, perché ho fatto sempre il pubblico ministero per 15 anni, e come un medico che ha la passione del chirurgo, non è che se fa il dermatologo è brutto, ma ognuno ha la sua passione. Il dermatologo mi piace fare il dermatologo, il chirurgo è il chirurgo. Io avevo la passione. Loro mi hanno trasferito da Catanzaro dicendo che ero incompatibile con quell'ambiente e mi hanno tolto la toga di pubblico ministero. Io ero incompatibile con quell'ambiente, e i magistrati corrotti, che oggi sono imputati in un processo che invece non finisce mai a Salerno, che dura 5 anni per corruzione in atti giudiziari, e parliamo del procuratore generale, il procuratore della Repubblica, il procuratore aggiunto, cioè i miei 3 capi, loro erano compatibili con l'ambiente, e io effettivamente forse ero incompatibile. Ma quello che è grave, che mi fa rabbia, siccome io sono stato 9 anni in quei posti e la maggioranza dei cittadini calabresi sono di una pulizia, di un'onestà, di un perbenismo, e quando hanno colpito me non hanno colpito Luigi De Magistris, hanno colpito lo Stato e hanno colpito la speranza di quella gente che io ho convinto con un lavoro faticoso a collaborare, a testimoniare, ad avere fiducia nell'istituzione. Loro mi dicevano: dottore, ma poi quando vi trasferiranno? Perché loro già capivano. Noi che facciamo? E dicevano: non vi preoccupate, non vi preoccupate, abbiate fiducia. E quando
una sera un benzinaio di Castrovillari, uno dei tanti viaggi della speranza che facevo tra Catanzaro e Napoli, mi fermai con la mia macchina facendo benzina, questo mi guardava e commentando la sentenza di condanna disse: ma in realtà, dottore, non è che hanno colpito voi, perché voi avete messo in conto, per come avete fatto quel lavoro, che vi poteva capitare qualcosa, che mi ammazzavano, vi trasferivano, vi fermavano, hanno colpito noi. Perché io non so se voi lo sapete, quando il ministro della giustizia Clemente Mastella nel settembre del 2007, perché non abbiamo avuto pure Mastella ministro della giustizia nel 2007, chiese il trasferimento mio urgente da Catanzaro, si mobilitò la Calabria, cosa che non è mai accaduto per un magistrato forestiero, tra 100.000 firme. Ma voi lo sapete che hanno raccolto, io conservo ancora, 100.000 firme, che è una cosa incredibile. Quindi quando dicono che i calabresi, 100.000 firme non anonime, attenzione, nome, cognome, data di nascita, cioè firme come se fosse una petizione regolare, 100.000 persone che hanno messo il nome e il cognome, quindi il popolo, la gente si era schierata. Allora tu dici: ma il magistrato deve cercare il consenso della gente? Assolutamente no, guai il magistrato che cerca il consenso. Ma che bella quella frase tra Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, quando Paolo Borsellino dice a Giovanni Falcone: la gente fa il tifo per noi. Allora, una cosa che a me colpì tantissimo, si trova su internet un intervento che ha fatto Paolo Borsellino giugno 1992. Era stato ammazzato da poche settimane Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta nell'autostrada a Capaci vicino Palermo. Borsellino fa questo convegno organizzato da Micromega a Palermo, giugno 92. A un certo punto fa un passaggio che è agghiacciante, quindi 92, 23 anni fa, dove lui dice: probabilmente i principali responsabili della morte di Giovanni Falcone si trovano all'interno della magistratura. Pensate a quello che è accaduto ai magistrati di Salerno, tre magistrati di Salerno, dopo che avevano ascoltato me, tantissime indagini, hanno lavorato per oltre un anno su questa vicenda. Il 2 dicembre del 2008 fanno delle perquisizioni a Catanzaro molto rilevanti nei confronti di magistrati, esponenti politici e forze dell'ordine. Nel giro di pochissime settimane anche nei loro confronti viene attivato un procedimento di trasferimento d'urgenza, un processo disciplinare. Guardate, vi assicuro, qua stanno magistrati presenti, storie di questo tipo non sono mai verificate. Cioè, poteva capitare a me che mi trasferivano, ma hanno polverizzato un intero pool, magistrati di cui non si è saputo più niente, che hanno avuto semplicemente il coraggio di investigare fino in fondo. E pensate, prima di investigare hanno indagato a me come un calzino. Io dal 2005 ad oggi, io complessivamente ho avuto circa un centinaio di procedimenti penali, civili, amministrativi e disciplinari. I magistrati di Salerno mi hanno svuotato come un calzino, visto conti correnti, tabulati, telefonate, vita privata, vita professionale, i processi, tutti. Poi fanno un decreto di archiviazione che ormai è pubblico, nel quale dicono: questo non solo non ha fatto nulla, ha fatto il suo dovere e nei suoi confronti si è messa in atto una macchina di ostacolo istituzionale senza precedenti. Come escono fuori con questa indagine? Immediatamente, come sta scritto qua, guerra tra procure. Ma voi avete mai visto che se una procura fa una perquisizione nei confronti di un'altra procura, quei magistrati che si sentono lesi dovrebbero andare, secondo codice di procedura penale, da altri magistrati e dire: denuncio questi magistrati che mi sa che cosa fanno? Loro, i magistrati di Salerno, vanno a Catanzaro e sequestrano atti, fanno contro sequestro, cioè sequestrano i magistrati che stanno indagando. E che cosa accade? Alcuni potenti giornali nazionali, e chi è che per primo che parla di guerra tra procure? È il nostro ex Presidente della Repubblica, Presidente del CSM. La Calabria è una palestra di vita, perché c'è l'organizzazione mafiosa più potente della camorra, della mafia, perché l'andrangheta ha la mentalità politica più raffinata,
l'Ndrangheta penetra ovunque, è tentacolare, non vuole spaccio di droga, non vuole rapine, non vuole cose in mezzo alla strada. Se tu hai a Crotone, se tu vai a Catanzaro, se tu hai a Reggio Calabria, è difficile che trovi microcriminalità invadente. Loro arrivano ovunque. Il 4-5% dei calabresi detengono il potere, il resto il 90% è gente assolutamente per bene che non riesce a emanciparsi perché vede che pezzi di magistratura che conta sono collusi, vanno a braccetto con i potenti. Allora io in realtà non sono stato un bravo magistrato, io ho raccontato quello che tutta la gente sapeva. Ecco perché la gente si è schierata, a me non mi venivano mai, mi sapevi, perché io lavoravo dalle 8 del mattino a mezzanotte, non sapevano neanche chi ero, mi vedevano qualche volta, ma sapevano. Andavi dal parrucchiere, dal panettiere, quelli parlavano, andavano a casa, hai visto questo qua, sto napoletano, che stare, io le venivo a sapere queste cose, e loro si sono affezionati perché hanno visto che io alla fine davo una dignità a quello che tutti i calabresi sapevano, se no non si schieravano. Ma quando mai un calabrese si schiera per un napoletano, per un forestiere? Ma quando mai? Che non andavo a cena, non avevo amici, non avevo nessuno, avevo solo i miei collaboratori. Dovette andare a testimoniare a casa di un maresciallo dei carabinieri perché da quando lavorava con me faceva le 3 di notte, un giorno mi disse: dottore, vi devo chiedere una cosa, voi dovete venire un attimo a casa mia perché mia moglie non ci crede, non ci crede che io sto con voi. Ha detto: perché prima che venivate voi io alle 3 andavo a casa. Io dovetti andare a Girifalco, mi feci un'ora di strada di sera, andai a casa, spiegai alla moglie. Io insomma ero un discreto oratore quando facevo il PM, facevo le... Dai là, ce la misi tutto, perché poi ero un maresciallo veramente bravo, che meritava. La signora alla fine disse: dottor, io apprezzo l'affetto che lei ha per mio marito, ma non ci crede che sta fino alle 3 di notte. Cioè, pensate a che livello si arrivava. E tutti quelli che hanno lavorato con me, trasferiti, puniti, censurati, massacrati, guardate, una storia veramente, credete, io da me non so se ho voglia di... Che succede? Maria Teresa è, come dire, mi segue. Poi per esempio ho scoperto, perché poi dopo, in modo non postumo, perché con fortuna sono vivente, le posso vedere, scopro che nel libro, uno degli ultimi libri, Marco Travaglio, Il Re Nudo, qual è quello su Giorgio Napolitano, non mi ricordo come si chiama, Il Re Giorgio, insomma quello là, scopro un inedito che io non conoscevo, un carteggio avvenuto tra il 2007 e il 2008 tra Barbara Spinelli e Giorgio Napolitano, che Barbara Spinelli, molto amica di Giorgio Napolitano, che non mi conosceva, io l'ho scoperto, scrive una lettera a Giorgio Napolitano, dice: caro Giorgio, ma perché non difendi questo magistrato, non lo aiuti, perché io sto seguendo questo, mi sembra un bravo cristiano che sta facendo delle cose buone, tu sei presidente della Repubblica. E quello scrive: ma quando mai? Lei scrive: ma quando mai? Questo è un pazzo, dobbiamo trasferirlo, dobbiamo... Lei lo va a trovare, cioè, Travaglio pubblica questo, lo va a trovare, cerca di convincerlo, niente, niente da fare. Io poi con Napolitano ci ho anche parlato dopo che sono diventato sindaco, perché poi ce l'ho anche spiegato, ho detto: cercato, perché io poi sono un uomo del dialogo, cioè io penso sempre che qualcuno può essere male informato, può essere stato male consigliato, io non è che sono uno che, come dire, cerco di mettermi nell'altra parte, però non ce l'ho fatta. Volevo dire un'ultima cosa su questo punto. Sono stato, perché sono stato trasferito, ecco, prima l'avevamo detto. Il motivo principale del mio trasferimento è che nel marzo del 2007 io faccio, tra le altre cose, emetto delle informazioni di garanzia, e una di queste informazioni di garanzia è per un senatore molto influente anche lui, coordinatore regionale all'epoca di Forza Italia, avvocato penalista tra i più noti della Calabria. Mando queste informazioni di garanzia e non avviso il mio procuratore della Repubblica, poi imputato a Salerno nel processo di corruzione antigiudiziaria. Perché non lo avviso? Non lo avviso perché l'avvocato Pittelli era molto amico del procuratore della Repubblica, era il suo avvocato, e poi guarda caso nell'ottobre del 2006, pochi mesi prima, l'avvocato Pittelli aveva costituito una società, Roma 9 SRL, con sede a Corso Mazzini a Catanzaro, nel cui studio aveva messo a lavorare il figlio della moglie del procuratore. Io ero un pessimo magistrato, ero anche un po' cretino, ero anche un po' deficiente, però mi sono posto il problema, lo informo il procuratore della Repubblica. Allora ho detto:
se non lo informo, io ho i motivi per non informarlo. Un domani mi chiamerà il CSM, qualcuno al limite, perché non credo che mi chiama, perché è talmente evidente, e io sarà facile giustificarmi, dirò non l'ho fatto per questo e questo. Se invece lo informo, facendo io il magistrato, un domani ho pensato un mio collega magistrato, perché magari ci può stare una fuga di notizie, e il procuratore della Repubblica già era stato coinvolto in alcune fughe di notizie, non me la faccio pesante, particolarmente gravi, un mio magistrato di Salerno, perché la procura competente, mi avrebbe detto, ma come? Tu sai tutte queste cose, Killer è il suo avvocato, è un suo amico, e tu l'hai pure informato. Insomma, il CSM mi dice, comportamento grave, inescusabile, perché lo dovevi avvisare e lui si doveva astenere. Voi giustamente ridete, ma io ho perso le toghe di pubblico ministero per questo motivo. Cioè, questo è il tema di questo paese. Cioè, allora è il fatto che uno si deve rialzare, perché ancora oggi io cerco, mo, mi sono venuti a trovare dei colleghi magistrati che stanno scegliendo la sede in questi giorni. Io in fondo entusiasmo. Cioè, io sono convinto che quel mestiere è straordinario, ma tu gli devi raccontare le cose, perché se tu non racconti che c'è un cancro, quel cancro, se non lo estirpi, diventa metastasi. Quindi se tu non le racconti queste cose, sono incredibili. Molti di quei personaggi stanno ai vertici delle istituzioni calabresi e nazionali. Molti di quei magistrati hanno fatto carriera. Molti di quei magistrati continuano a dirci ogni giorno di come noi ci dobbiamo comportare. E alla fine io vengo condannato a settembre perché non ho chiesto l'autorizzazione al Parlamento, l'unico caso in tutto il mondo, secondo me, vengo condannato perché non ho chiesto l'autorizzazione al Parlamento delle acquisizioni di tabulati che risultavano essere parlamentari. Allora è vero che sono un cattivo magistrato, apro e chiudo una parentesi, mi hanno considerato sempre un ottimo magistrato per 13 anni. Se vedete i miei pareri, e qua ci sono alcuni colleghi magistrati, io tenevo i pareri eccezionali, ottimi, quando arrestavo stupratori, spacciatori, omicidi, bravissimo, il più bravo, ma quando arrivai a Catanzaro sappiamo che è arrivato il Maradona della magistratura, tu quando mi dicevano, ma a un certo punto sono diventato il peggiore. Allora, di fronte, ho perso il filo, che stavo... L'autorizzazione. È come dire, se io so che quei tabulati sono di un parlamentare, tutti sanno che il tabulato di un parlamentare non lo puoi prendere. Allora, se io prendo il tabulato di un parlamentare, forse è peggio di un Mariolo che prima di venire a Io ci sto a rubarsi i libri, avvisa tutte le forze dell'ordine della Campania e dice io alle 18 mi reco a prendere i libri a Io ci sto a arrestare. Cioè, ma come si può ipotizzare? È evidente che io nel momento in cui li ho acquisiti non sapevo, perché erano semplicemente dei numeri. Come posso sapere se quei numeri sono di un parlamentare e tra l'altro erano manca intestati al parlamentare? No, io avrei dovuto sapere che quei tabulati erano di un parlamentare. Guardate, io vi prego di leggervi quegli atti di quel problema, perché se no siete portati a credermi, che ne so, che io ve li dovete leggere. Per chi ha un po' di passione, come dire, per, anche se è una storia pesante, ma si devono conoscere, perché nell'indagine why not, che in napoletano purtroppo significa why not, io all'epoca non me ne accorsi, perché poi tutte le cose sono strane, why not, alla fine mi hanno tolto l'inchiesta, per quell'inchiesta tolta stanno sotto processo magistrati per corruzione, hanno pagato decine di persone, alla fine chi viene condannato? Io, perché non ho chiesto l'autorizzazione del tabulati di Mastella, Pittelli, ma invece io credo nelle istituzioni, avrò fatto sicuramente errori per quando lavoro in questi contesti, e chi è che non sbaglia? Però io penso di essere, aver rappresentato lo Stato, cioè questa è la cosa che mi farà. Ma allora io perché non devo essere un uomo delle istituzioni? Se io per 20 anni della mia vita ho fatto l'uomo delle istituzioni e altri devono essere gli uomini delle istituzioni, o come dice Starnone, che siamo diventati il paese della normale devianza, i normali sono i sovversivi e i deviati diventano i normali, che si fanno leggi, provvedimenti e cose. Cioè allora è un'altra storia, una storia che non esistono. Come dice Manaccio Capatonda, esistono storie che non esistono. Allora, il tema è molto delicato, perché oggi sarei portato, dopo questa esperienza di sindaco, a dire basta, cioè già faccio più. Cioè uno fa un po' lo spirito libertario, ogni napoletano dentro di sé è un po' anarchico, mi metto a coltivare la terra, ritorno alle origini, scopro la famiglia, mi dai a... Però io invece quell'entusiasmo che avevo da quando mi sono iscritto all'università e da ragazzo a scuola in altre forme, anche un po' ribelle, continuo ad averlo. Cioè io sono convinto, noi la vinciamo sta battaglia, però come diceva Giovanni Falcone, ci vuole una rivoluzione culturale.
Cioè noi dobbiamo far capire ai nostri figli quali sono i valori, che non sono quelli dell'ambizione al potere arrivandoci con la corruzione, col sotterfugio, con la tracotanza, con l'imbroglio, cioè che il bene pubblico, il bene comune, l'istituzione è una cosa sacra. Cioè io quando mi hanno messo quella toga, io ero la persona più felice di questo mondo, cioè io lavoravo 12-13 ore al giorno e mi sembrava di lavorare poco, perché ero talmente contento di aver fatto il mestiere che desideravo. Sono ritornato in Calabria, pensate un po', io ero andato in Calabria, sono tornato a Napoli, poi sono ritornato in Calabria, perché a mia moglie, devo dire la verità, avevo fatto una promessa da marinaio, perché quando ci tornammo dalla Calabria a Napoli, siccome i calabresi hanno molto la Calabria, ho detto non ti preoccupare, tu mi accontenti che torniamo a Napoli perché è la mia terra, io ti prometto che lavorerò di meno. Ovviamente questa promessa non l'ho mantenuta. Dopo 3 anni mia moglie mi ha detto, ma io non dovevo mai, siccome a te piaceva anche lavorare in Calabria perché hai amato la Calabria, magari torniamocene in Calabria. E io effettivamente sono tornato in Calabria, ho iniziato a lavorare in Calabria e vedevo mio padre molto triste. Dissi, papà, ma perché sei triste? A me è piaciuta la Calabria, è piaciuta molto, è un territorio che, di cui bisogna andare, è bene che ci vadano anche tante persone di fuori, aiutare il sud estremo, eccetera. Mio padre non mi ha risposto, poi dopo qualche settimana purtroppo è finito perché aveva un brutto male. Poi un amico di mio padre un giorno mi ha detto, senti, ti devo raccontare perché papà, perché tenevo sto gruppone, perché papà era triste, io pensavo che era una tristezza legata al fatto che non mi poteva vedere spesso. In realtà poi mi ha detto, papà è triste perché ha capito che tornando là, dopo che te n'eri andato, perché loro prima sapevano che io me ne sarei andato, perché anche nel passato avevo fatto inchieste molto delicate, ma loro sapevano perché io più volte avevo detto che me ne sarei andato, quando sono tornato lui mi ha detto, vedrai che come è fatto Luigi non gli consentiranno di fare quello che lui vuole fare. E quindi io credo che adesso io devo ringraziare questa esperienza anche amara che ho vissuto sulla mia pelle di questa condanna, perché forse nulla viene a caso. Ho finito prima quel passaggio, cioè sono diventato credente, perché metto insieme tante cose che secondo me non sono casuali. Quindi io credo che nel momento in cui un'esperienza così dolorosa me la sono caricata, penso che sia utile parlarne. E quando sono andato in tutte le parti d'Italia, qualche anno fa, quando andavo a presentare il libro nel 2010, nel 2011, io vedevo tanta gente negli occhi mentre parlavo e avevano quasi un sussulto, come se pensassero nella loro testa, meno male che questo non è capitato a me o a qualche mio caro. In realtà questo può capitare a chiunque. Perché quando gli chiesero anche, che cito sempre o spesso Borsellino e Falcone perché sono stati tra l'altro tra i miei miti, quando a Borsellino gli chiesero, ma lei perché ha fatto, aveva la passione di fare il giudice istruttore, aveva la passione di fare il procuratore, ha detto no, io facevo il giudice civile, poi mi sono trovato. Il magistrato, le inchieste più delicate che io cito là, sapete come nascono? Nascono da denunce banali, che io le potevo trattare da denunce banali e non saremmo mai arrivati a questo. È l'approfondimento, è lo scavare, è la passione che può avere il giornalista, che può avere lo scrittore. Cioè se rimani in superficie non ti succede niente, se vai a scavare nel nostro paese, scavi scavi trovi. Allora noi dobbiamo evitare che le persone che si espongano in tutti i campi rimangano isolate. Io ho visto preti trasferiti, uno dei principali collaboratori oggi di Papa Francesco, che è Monsignor Brigantini. Monsignor Brigantini era vescovo di Locri Gerace quando io stavo in Calabria, e pochi mesi dopo il mio trasferimento Monsignor Brigantini fu trasferito da Locri a Campobasso. Pochi giorni dopo una sua intervista devastante sull'Ansa calabrese, dove disse che il principale problema della Calabria erano i rapporti tra politica, pezzi delle istituzioni, imprenditoria, 'ndrangheta e massoneria deviata. Via. Io so che a Campobasso ci sta emergenze spirituali serie, però un uomo come Carlo Maria Brigantini, trentino di Trento, che aveva deciso di andare a Locri Gerace, mi fa piacere che oggi è uno dei principali collaboratori di Papa Francesco. Quindi io credo che il Sud merita attenzione, merita analisi, merita giornalisti coraggiosi, ragazzi di 25 anni, giornalisti coraggiosi, un euro a pezzo. E si trovavano gli agnelli sgozzati sotto alle loro abitazioni per aver scritto un pezzo senza girarsi dall'altra parte, un euro, e c'erano direttori di giornali o giornalisti che facevano propaganda di regime ogni giorno a braccetto con magistrati collusi, con politici. È un sistema di poche persone che tengono per mano intere comunità.
Allora, quando le denunci, perché loro hanno fatto solo un errore, e chiudo veramente, ma pensavano che io non riuscissi a farle conoscere queste cose, perché loro là controllano tutto, controllavano tutto. Allora dice, noi, non, cioè queste cose, no, cioè, questa è stata la variabile. La variabile che l'ha fatta impazzire, che io non so per quale motivo, insieme ad altri, siamo riusciti a far conoscere questa storia. Altrimenti questa storia rimaneva una storia come succedono tante. Ma quanti poliziotti ho visto trasferiti, quanti carabinieri, quanta gente di cui non si sa nulla. Sono storie esemplari di cui non si sa nulla. Allora questa vicenda, perciò io vi ringrazio di averla, che a me provoca, perché poi stasera mi salterà l'embolo, starò con la testa, poi i problemi di sì, quindi si uniscono e diventa una miscela esplosiva. Però credo che un po', come dire, una ricompensa civica di una storia complicata, che bene che si sappia, ma non per me, perché io l'ho vissuta e dimenticarla per me è un vantaggio, ma credo che sia utile soprattutto per i giovani magistrati che stanno per andare in Calabria, stanno per andare in Sicilia, ma anche nel nord accadono ovviamente le stesse cose, però il livello di collusione è molto forte. Quindi io da questo punto di vista vi ringrazio, perché so anche che ospitare una persona come me su temi così delicati, insomma, non è semplice, perché si toccano fatti e si fanno nomi e cognomi in quel libro, quindi non sono discorsi romanzati, ma sono fatti. Là troverete i nomi, troverete i cognomi, e quindi troverete una storia che è giusto che in qualche modo sia conosciuta, poi ognuno si farà la propria opinione.